Merci, sia nera, ragazzi. Bene, 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 eccoci qua. Fossa del Leone, Fossa on the Radio. In TV. TV, grandi. 340 22 104 13 per mandarci WhatsApp, anche vocali se volete, dai, tanto oggi non avendo giocato la Fortitudo siamo un po' free. Sì. Anche se di argomenti ce ne sarebbero. Ci sarebbero da fare, da rivederci direttamente fino a martedì prossimo non stop, no, bla, intanto, bla 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 bla. Intanto possiamo cominciare parlando del fatto che un'altra squadra è scoppiata durante il campionato, e anche se in questo momento ci fa anche comodo, però sì, sì, una squadra come Ferrara, abbastanza storica, diciamo, anche se questa Ferrara in realtà è Budrio, però sì, sparisce e facendoci ritornare in mente i problemi che attanagliano le società sportive di basket da ormai da 20 anni, 30 anni, da quant'è che ogni anno scoppia la squadra? Io da quando vengo al Palazzo dello Sport. Una volta succedeva meno. Cioè, solidarietà sicuramente ai tifosi, più o meno ultras o no. Ma sì, Ferrara, dai, in generale a sì, tutti. Anche ai tifosi normali di Ferrara. Ma anche ai giocatori stessi, esatto, cioè immaginati... Stavo pensando a quello. Mm. Cioè immaginati... Cioè alla fine... Lavori, sei lì per lavorare, ti ambienti in una città con dei compagni, con un coach, ma mille cose, insomma. Dopo da un giorno all'altro, nel caso di amici che settimana dopo si trova a giocare in un'altra squadra, in un'altra città, sì, sì. Cioè, con chi ha famiglia, magari anche per le famiglie, cioè, è sicuramente una bella rovina per tanti, insomma, una bella rottura per tutti. D'altronde, finché non si risolve a monte questo problema, ci sarà ogni anno. Se non si mettono dei paletti un po' più visibili, diciamo, succederà sempre ogni anno. Cioè, quest'anno abbiamo rischiato anche noi, questa fine qua. Poi alla fine. Sì, noi ci galleggiamo da un po' su questa barca qua. Cioè, ci siamo clamorosamente finiti dentro, annegati, adesso ci stiamo galleggiando. Speriamo di stare sempre un pelino sopra, anche due o tre, dai. Speriamo di starci sempre sopra, perché sono delle sofferenze disumane, veramente. Ci ricordiamo, sì, disumane, quindi esatto, tra l'altro proprio lì. Però sì, effettivamente questa cosa capita proprio a Fagiolo, perché ne avevamo bisogno di un attimo di staccarci, visto sì. L'innesto di due nuovi giocatori queste due settimane fanno molto bene, dovrebbero fare bene per fare gruppo e anche in vista delle ultime due partite che sono contro la prima e la seconda. Anche perché adesso come funziona? Che Ferrara, essendo fallita, i punti, cioè in qualche modo noi siamo praticamente a un passo dai playoff, giusto? Non corso hanno tolto i punti, credo che abbiano tolto, che vinto, oppure hanno dato i punti a quelli che avevano perso. Insomma, no, li hanno tolti solo. Certo. Hanno tolto solo i punti alle squadre che hanno vinto, esatto, contro di loro. Perché ce l'hanno perso, quindi. No, esatto. Ma appunto per questo che ci gioca. Che aveva vinto due partite o più o meno quattro, esatto. Quindi non so, le classiche, miei grandi saggi e amici di medicina, siamo a un passo dai playoff. No, siamo praticamente dentro il playoff. Resta solo da vedere in che classifica. Mentre la partita di ieri non giocata poteva essere una partita pericolosa, esatto, perché se la andavi a perdere, esatto, rischiavi di avere una classifica veramente bruttina, visto anche complicata, i prossimi impegni. Complicata, esatto, visto anche i prossimi impegni, perché giocheremo con due squadre come Pistoia e Forlì, quindi due partite abbastanza difficili, non di certo ballabili. Insomma, non abbiamo giocato questa partita qui e abbiamo respirato sulle sfighe altrui, diciamo. Sì. Abbiamo giovato delle sfighe altrui. E adesso ci ritroviamo, mi sembra, sesti, sì, con... Quattro punti, mi sembra. Sì, abbiamo... Diciamo che l'obiettivo più o meno quello che abbiamo pensato per tutto il campionato, di finire in quella fascia lì, dal sesto posto. No, io non dico nulla. No, puoi dire, ma no,
se dovessimo arrivare settimi, la situazione nell'altro giro ne resta uguale, le trasferte sono Agrigento, Latina e Trapani. Cioè, la base è Latina, pensate un po'. La base è Latina, peggio Latina perché non ci vai in aereo, gli altri ci vanno in aereo. Quindi. Sì, vabbè, capito, ma ci vanno due giorni. Sì, io non dico nulla. Poi cioè, cambiare Roma, aspettare Roma. No, aspetta, poi c'è, i nostri giri in aereo sono comodi. No. Trapani c'è l'aeroporto là, ragazzi, come trovate sempre, vabbè, però diretto, ecco. Sì. Vabbè, quel che sarà sarà, diciamo che comunque fai, adesso fai, la classifica ti fa vedere il futuro con più positività, sì, diciamo, sì. Perché un po' di certezza, dai. Esatto, l'obiettivo era quello di fare i playoff, farli con una certa altezza di classifica che ti permette magari di riuscire ad arrivare a superare il più turni possibile. Adesso vediamo, dai, quello che succede. Tanto simpaticissimo esordio di Davis che fa subito un partitone. Top score della partita. Io comunque veramente ci deve essere qualcosa. O gli viene da mangiare qualcosa di sbagliato. Ragazzi, solo i tortellini che rendono i ragazzi pesanti. È il mio cavallo di battaglia. La pressione è che sei a Bologna, non sei in altre piazze. Quindi se tu non sei psicologicamente pronto per giocare in una piazza come Bologna, quando poi vai da altre parti, ti sembra il paese dei balocchi, ma la cosa per me che è stata più incredibile, cioè posso capire Davis, ma io mi ricordo, ma sai, da cinnazza così, io mi ricordo Huertas, che voglio dire, vabbè, che da noi, ma che cacchio è andato a fare la differenza? Beh, giocava ai Lakers dopo, se non dico male. Beh, Gordon che giocava anche la squadra lì ha vinto 2 euro lega. Ma fucka miseria, cioè io capisco la pressione con Davis, ma cioè veramente, no, è una roba incredibile. Ah beh, proprio, ma guarda che se è fosse la storia, se fosse tutto ridotto alla pressione che c'è qua, mi andrebbe anche bene. Hai capito, esatto, anche a me andrebbe anche bene, guarda. Ma chi è Alfonso, quello che è Luca Alfonso? Ciao Frollo. Salutiamo Alfonso che non sta bene. Comunque vorrei dire che a turno vi siete ammalati tutti tranne me e Eugenia, cioè il sesso debole qua è evidente. Tutti vi siete ammalati tranne me e Eugenia che marchiamo il cartellino. Vero. Sempre. Allora Alfonso dice: dispiace per Ferrara, ma già qualcosa era trapelato. La campagna abbonamenti e la biglietteria erano curate dall'allenatore Spiro Lecca. I ragazzi di 100 fecero anche lo striscione a derby di andata, magari lo recupero. Ma ce l'ha Pippo sicuro. Arrivo poi, subito. Poi dice: alla fine tanto abbiamo agognato sto sesto posto che ci è stato dato d'ufficio. Va là che la classifica ci sorride, sì. E ci siamo scrollati di dosso Rimini Nardò. Esatto, sì, esatto, quello che stavamo dicendo, Frollo, bravo. Esatto, lo sembrava dei centesi a Ferrara. Società imbarazzante. Spero lega tutto fare. E poi la sì, perché ricordiamo che quando ci fu Ferrara 100, fecero dei manini anche per i disabili, mi ricordo, fecero pagare i biglietti ai disabili, una roba agghiacciante. Paco cosa dice? Bellissima la foto, servirebbero un Jonte Flowers o un Kenny Hasbrook, mamma mia che bei ricordi. Ma Hasbrook mi sa che non gioca mica più a Ferrara. L'anno scorso. Ha giocato a Biella l'anno scorso. Infatti, è da un paio d'anni che non gioca a Ferrara. Siete tutti informatissimi, ragazzi. Invece, qua su Facebook, Fede Bolo dice: lunedì vogliamo entrare a Palazzo anche senza partita. Ma era ieri, però. Era ieri lunedì. Era ieri, lunedì prossimo. Settimana prossima, esatto, non ci sarà la Fortitudo perché c'è la nazionale. No, c'è la Final Four di Coppa Italia di A2. Questa settimana, questo weekend. Che 100 gioca contro esatto, Cantù. Ci sarà 100 contro Cantù, esatto. Ah, beh, sì, è vero, e ben, sì, è vero. Quindi forza 100. Giusto, Fede. Basta invocarti che... Quindi sto weekend ti fiamo 100 alla grandissima. No, ma anche imboccarmi. Marco Ruggeri dice: Hasbrook gioca a Caceres. In Spagna? Quindi sto weekend ti fiamo 100 e Cantù merda. Si può dire? Si può dire. Spero. Spero. Dunque, questo... Scusa, ha ragione la Fede. Lui, ha ragione la Fede. Huertas figava da noi, poi è andato a fare sorrisone a Los Angeles.
mica il posto più brutto dove andare a giocare a basket. Esatto. Comunque l'altro giorno facevamo due chiacchiere su quella squadra lì, mi sembra in palestra con i ragazzi di Sulteone, se c'è quell'anno lì è passato di tutto, cioè sì, abbiamo avuto i Turbe che ha fatto una carriera in Eurolega, che veniva mi sa dal Baskonia forse, avevamo Papadopoulos che aveva vinto da protagonista, non era Papastadopoulos, no, quello era quello dell'anno scorso, e che aveva vinto l'Eurolega da protagonista contro la Virtus, con il Pana, sì, esatto, cioè, quella Eurolega che si era spezzata a metà, mi sembra, no, non era, sì, era ancora spezzata a metà, sì, se che non mi sbaglio, loro non vinsero l'Eurolega vera e propria, vinsero quell'altra. Però quell'anno lì persero in finale, cioè, e Papadopoulos fu il miglior giocatore di quella partita lì, cioè ce n'erano veramente tanti di giocatori in quella squadra, Sky, probabilmente c'era qualcosa che non funzionava, ma anche, sì, cioè, anche una squadra dell'Eurolega quell'anno lì, cioè, una squadra da NBA più che è successo. Poi dopo qualcosa, sai, dopo qua. Però avevamo un grande allenatore, come direbbe Frolla, il mai retrocesso. Fino ad allora. Dopo quando poi... Esatto, fino ad allora, grazie. Vanno magari in dei contesti, in delle società un po' più serie, riescono, cioè più serie. Perché noi non siamo... Un progetto migliore, chiamano come vuoi, insomma. Forse riescono a renderlo un po' di più, sì, dai. Sì. Vabbè. Mi sembra che questa settimana torni anche Xunt Leones, può essere. Almeno abbiamo quella da andare a vedere. Dopo domani. Ce l'hai, People, ecco, vedi? Giovedì 9 marzo alle 21.45 Xunt Leones contro Felsina Basket. Bianco e nero però, con delle V, cos'è? No, è verde e nero. Beh, ma sembra il croce coperto. No, comunque vi racconto un aneddoto sui ragazzi. Allora, noi giovedì giochiamo, ieri non avevamo la palestra e i ragazzi hanno chiesto a me giovedì, che ero io che li allenavo, di chiedere al presidente se ci trovava una palestra perché avevano voglia di allenarsi. E ieri sera abbiamo trovato una palestra e siamo andati ieri c'era Buga, hanno chiesto di allenarsi, che questa è una cosa bellissima. Grande. E dove l'avete trovata la palestra? Perché siamo andati da un vecchio amico che ci ha dato la palestra qua vicino, Davide. Gli abbiamo affittato la palestra e tramite Paolo. Che cosa dovevi fare ieri sera, Fede? Vedi. C'era anche qui intervista, è vero. È vero. Allora, dobbiamo ancora leggere, sì. Fabrizio dice: per essere sicuri dei playoff bisogna arrivare nelle prime sei. Se arrivi settimo dopo la seconda fase potresti non farli, ma comunque sei salvo. Ho guardato la partita di Davis, per i primi 36 minuti ha giocato peggio che da noi, poi quando erano sotto di 28 a 4 minuti dalla fine ha fatto 10 punti. Per ora è sfatato il mito che chi va via dopo fa sfracelli. Sia i tifosi di Cantù che Udine hanno cantato vaffanculo la F, contenti loro, saluti. Vabbè, Fabrizio, ma sta, fa piacere, beh, fa piacere, giusto, quando si ricorda. Esatto, è giusto così. Ma comunque con noi non facevano, non lo facevano neanche quello, Sì, esatto. Cioè, vabbè. E Alfonso dice: avevamo anche Pancotta e Fornelli, gli venisse un brufolo. Papadopoulos fu miglior centro dell'Eurolega per un paio d'anni, esatto. Era un gran bel giocatore. Mentre Paolo dice: c'era anche Kintelwood. Sì, poi c'era anche Forte, poi c'è stato per una parentesi Barron, che andò via quasi subito. Non ricordo. Skies. Sì. Poi quell'anno molti andarono non era via, pazzo, molti Woods tornarono. Non era il pazzo, sì, un po' sì. Passerello. Woods. No, era quell'altro, quello che andò via dopo due partite, Barron. Lui era pazzo, che era quello che poi dopo hanno beccato fumacchiare da qualche parte. Io mi ricordo che l'ha beccato fumare. McCaskill. Quello che faceva i cannoni e l'ha beccato. Ah, io mi ricordo questo. Sì, perché mi ricordo che andavo anche con una maglietta su. Esatto, il mondiale. No, questa mi manca. Io sto con McCaskill. Lui con un joint in bocca. Allora, Maurizio Santini scrive: Bulgarelli diceva che su Bologna c'è uno strano risucchio atmosferico. Che dopo qualche mese i giocatori non sta più in piedi. Proprio risucchio atmosferico. Paolo Tucci dice: Rimini ha 2 punti in meno ma 3 partite da giocare, di cui una è un recupero. Noi 3, quindi non siamo ancora matematicamente sesti. No, noi ne abbiamo 2 di partite da giocare. 2. Non 3.
abbiamo la terza era con Ferrara, Pistoia, e l'ultima con Forlì. Visani dice: Ave Regina, ciao, oggi ho visto un gruppetto di serbi mentre lavoravo in centro, quello con la faccia più pulita sembrava la versione cattiva di Lu Fujin. Sì, perché stasera c'è Virtus contro Partizan. Ma io ti immagino davanti a quella mandria di tori e te li ha consegnate le buste. Mi viene da ridere solo a pensare. Secondo me si confondeva benissimo. Sì. Esattamente quello che mi serve. Aldo Galiandro dice: c'era Kintel Woods, uno dei giocatori più eleganti da vedere in campo. Ah sì, da vedere in campo. Sì, sì, e anche Paolo dice: Kintel Woods era un bel tipo. Ah sì, sì, sì. Abbiamo altri messaggi? No. No. Beh, vabbè, possiamo ricordare l'appuntamento con Pistoia, comunque, visto che abbiamo tempo di riposarci. Esatto. E di stare a casa e coccolare le famiglie. A questo Pistoia punto, è la trasferta a questo punto, esatto, non c'era sempre anche la sosta negli anni, proviamo a rifarla, vediamo se si riesce. Tra l'altro un anno mi sembra, se non mi sbaglio, che andammo al bar di Vittorio dove c'era il Borlingaio, giusto, fu quella, perché andavamo due volte a Montecatini, però andavamo due volte da Vittorio, non mi ricordo se quella la volta, c'era il Borlingaio, una volta il Borlengo, adesso non mi ricordo bene. Però sì, è sempre un piacere. È una bellissima trasferta, esatto. Pistoia, quindi c'è sicuramente una trasferta che verrà ricordata. Quindi a maggior ragione, oltre che venire a vedere la Fortitudo, ragazzi, cioè, segnatevi al numero che non so a memoria, ma lo saprà. 340 70 75 005. Però non riesci a ricordarti questo numero. No, ma va là, ma c'è la prima che non mi ricordo. 15 anni che lo dico, quel numero lì, 22 104 13, con il 340 all'inizio là dietro. Però vi potete andare a cercare. Allora Alfonso, che si ricorda, dice: orfani di Amal McCaskill, con quella maglia vincemmo gli unici mondiali antirazzisti. Infatti me la ricordo. C'è qualcosa su Facebook. Sì, Claudio Bonni dice: sabato sera a Busto Arsizio ricorderemo ai canturini che c'è solo la Fortitudo, forza 100, grande. Ce n'era un altro prima. Saluti da Brindisi, Aldo Galliandro, e sempre forza F, grande. Sempre. Beh, Cantù me la ricordo come la mia prima trasferta della storia in Pullman. Davvero? Prima trasferta, ma pensa a te che scellerato che può essere mio padre. Ah, fantastico, ti ha fatto subito... Prima trasferta in Pullman, ma ha portato la pioggia di sassi, mi ha abbandonato così. Totti, mia figlia. Come... È andato esattamente anche qua. Totti, mia figlia. Allora, Lorenzo Di Giuseppe dice: altra osservazione, ma Calamai, ex garante, non farebbe meglio a tacere invece di buttare altra benzina sul fuoco? Ma ha dei sassolini nelle scarpe, sai? È un po' come pizza, un po'. Oddio, io sassolini nelle scarpe. Un po' per Malosco. Dici che è per Malosco, dai, per Malosco solo io. Sarà per Malosco. Scrive anche Ciccetto: Woods sembrava organizzasse incontri tra piani. Vedi che abbiamo però lo stesso ricordo. Grande Ciccio. Allora, Fausto Ieraci dice: ciao a tutti, finalmente in studio la parità di genere. Bravo. A Pistoia credo di esserci, grande. Vabbè, bravo. Loro fanno tanto le sgaragine che non si ammalano mai, ma i loro anni insieme fanno quelli, esatto, fanno quelli miei, tuoi, anche i miei, esatto. Quindi, vabbè, quando poi arrivate alla nostra età vediamo se non va male. Esatto, io alla tua età saltavi fossi per la luna. No, io quello non lo faccio. Non c'è pericolo, guarda. Io quello non lo faccio, sicuro casco dentro e mi faccio anche male. Allora Paolo dice: scusate se sono fuori tema, ma ci tenevo a ricordare Piero Venturi, tifoso di vecchia data che ci ha lasciato una decina di anni fa. Grazie, assolutamente. Ricordiamo Piero Venturi. Assolutamente. Poi basta, non ce n'è più. Sì. Dunque, allora abbiamo detto non questa domenica, quella dopo. A
che ora lo sappiamo? Boh. Di Pistoia? Diciamo che martedì prossimo saremo un po' più precisi su tutto. Sì, perché, oggi decideremo. No, non è la partita, voglio sapere. La partita è alle 18. Perfetto. Quindi poi dopo per tutte le news sulla trasferta, stasera in riunione parleremo e decideremo il tutto. Potrebbe essere forse anche una variante, chi lo sa. Esatto. Vediamo, oddio, vediamo. Variante che... sempre quella che abbiamo detto prima. Rimaniamo troppo ambigui. Potrebbero esserci, dai. Potrebbe esserci una sosta. Delle soste, esatto. Ha ragione Frolo, che mi conosce bene, dice: Pasqua, l'età dell'Euge e della Fede era ancora più cagionevole di saluto di ore. È vero. Ero sempre malato. Ma per forza stavamo fuori fino alle 3. Sì, come sui graduati del palazzo, svelando gli altarini. Stavamo fino alle 3 di notte sui graduati del palazzo a fare delle chiacchiere e altro. Ma... con meno 10 gradi, cioè, per forza. A volte funziona così. Quindi sì, dai, Pistoia, segnatevi e poi dopo carichi per l'ultima che in casa con Forlì, che sarà una bella, bella partitona. Sarà bella. Cioè, perché comunque il gioco, cioè sul campo in teoria sono più forti loro, poco in teoria sono più forti. Vabbè, sì. Però cavolo, cioè, giochiamo pur sempre in casa. Era più forte anche Pistoia quando è arrivata qua, sulla carta anche Udine era più forte. Per quello che insomma è una bella partita da giocare sempre contro Forlì. Con Forlì sa magari una bella anche chi se ne frega, una partita bella in campo, ma no, sicuramente beh, ovviamente sarà sugli spalti, ovviamente certo, sicuramente. Certo. Bella da giocare per quello. Chissà se ci saranno anche triestini, non vedo l'ora. Ti aspetto. Simpatici anche loro. Molto, molto simpatici. Devo dire che sì. Sodalizio che... quando andavamo a Trieste i forlivesi c'erano spesso. Ah, quasi sempre. Esatto. Con quasi sempre. Così, a siamo andati poco, tra l'altro, a Trieste. Negli ultimi anni... negli ultimi anni più o meno come Agrigento. Esatto, infatti Agrigento è già lì che... sono i bar di Agrigento, no. Trieste per Agrigento. Che te lo dico a fare. Dovresti già essere più carica per andare a Trieste, visto che Agrigento no, la conosce a memoria. Ma vabbè, ormai anche noi. Anche noi. Più anche loro si conoscono. Più impedo che Agrigento, sinceramente. Sì, ma adesso mi concentro, non mi preoccupate. Speriamo che quest'anno nessuno faccia la gag del canotto. Quella volta è stata per ragazzi, attenzione. Cioè, ragazzi, ma in quelle tre trasferte ce le potremmo raccontare, perché fuori dal ristorante Benassi è sdraiato per terra che fotografa la luna. C'ho ancora la foto sul mio cellulare. Un lampione. Dicendo, cioè, ma non mi ricordavo che ci fosse la luna piena. Grazie, è il lampione. Cioè, ce ne sono sì, di sì. Gag. Vabbè. Alfonso dice che i triestini hanno scalato la classifica dell'odio in un paio di stagioni, maledetti muli, ama sì, prima sì. O poi. A Frolo mi sa che Agrigento al ristorante il pappagallo lo morse. Sì. Se non mi sbaglio, puoi confermare da casa. Vabbè. Mentre Paolo Tucci dice: scusatevi se ho sbagliato, noi ne abbiamo due da giocare, quindi per essere sicuri di arrivare a sesti noi dobbiamo vincere almeno una, oppure chi è dietro le perde. Esatto. Anche. Ma sì, dai. Pullman on fire, dice. Ah, sì, quando ci andò a fuoco il pullman, anche loro là, simpaticissimi, sì, tirarono Trieste, fuori sì. Gli accendini. Io simpaticissimi. Ero in altro facendato. Sì, comunque. Ah, eri domiciliato a casa? Sì. Già, la tiravo. Me la ricordo bene quella giornata. A tal proposito, un saluto ai diffidati. Sempre. Assolutamente. E ai noi sono sempre, ovviamente, non so. Ogni volta che sembrano calare, puntualmente aumentano. Grazie a tutti, come sempre. Grazie a Regas sì. Di Piazza Rubio. Sì. No, dunque, stavamo parlando. Adesso abbiamo gli ultimi tre minuti e introduciamo l'argomento che voglio parlare dopo, dei nuovi innesti. Ma più che altro, dai, già diciamo che sarà un po' più corta la trasmissione, sì. Perché dopo non so che cosa ci sia di preciso, però il Tosco ci ha chiamato dicendo se poteva smettere un po' prima, quindi... Ma sì, quello... Oggi non ci sta, finiremo ai tre quarti, come al solito, arriveremo ma alla mezza... Puntuali arriveremo puntuali in riunione, cosa che comunque facciamo lo stesso, di solito. Sì, dai, le ultime bastanti. L'altra sera mi è capitato per caso di vedere l'allenamento della Fortitudo, passavo di lì. E ho visto il nuovo, a parte vabbè, il centrone, che quello l'abbiamo già visto anche giocare, ed è un brutto uccello, diciamo. Sì. Cioè, proprio un bel centrone. Sì. Ho visto il nuovo, che va il sosia di Pacco. Come si chiama? Va, non so come si chiama. Vabbè.
Tu ti ricordi come si chiama? No. Pacolic. Come? Pacolic. Pacolic. Ma che cacchio dici? Sei il sogno di Paco. Ah, Pacolic. No, vabbè. Come si chiama, Pippo? Adesso lo cerco. Lo ricordo. Ce lo sa il primo punto. Basel. Perché il nome è difficile. Basel, esatto. E ho visto che è un bel passatore. Beh, a noi mi sembra, ma ha raccontato, io non mi ricordo, che ci fece un bel mazzo quando l'abbiamo incontrato. Neanche io me lo ricordo. Ma no, me lo ricordo. A me lo ricordo. Nardò, mi sa, una cosa del genere. Sì, sì, Nardò. Nardò, perché cioè, io su queste cose qua le partite le vedo e poi immediatamente cioè, i propri singoli, ricordarseli, a meno che non siano giocatori famosi, no? Che, ma questi stranieri mezzo sconosciuti che vedi una volta, hai capito? Esatto. Invece, abbiamo visto ben due volte. Mira che è micidiale, cioè, lui si ricorda tutto. Davvero? Tutto. Allora l'altro giorno in chat mi raccontava, fa questo quando stavamo per prendere questo giocatore qui. Ma questo è un altro di quelli che noi ci ha fatto un mazzo tanto, mi ha detto lui, io ho detto mia, non mi ricordo sinceramente. Ma sì, sì, ci ha fatto tipo, non so, 20 punti, tirando da 3 punti, benissimo. Con invece, tanti, invece, non li ho visto fare molti canestri, però nel gioco di squadra mi sembra abbastanza che magari era il primo allenamento, voleva fare vedere che era... Beh, che voleva imbonirsi i compagni, la passava sempre, però beh. Vabbè, uno che arriva e tira sempre, lui non è che arriva e non la passa mai. Leggeria, esatto. Frollo dice, noi con Nardò ha fatto il mazzo, confermo. Leggi anche il messaggio di prima però di Frollo. Vaslo. No. Vaslo. Sopra. Ha detto pappagallo, prese male il mio bacino e mi beccò, tutto vero. Ma il vino bianco di quel ristorante tagliato a gazzosa sì, tantissima fanno. Roba il vino bianco si fa tagliato a gazzosa sì. Ma non arriva di solito nella tanica panica. Da 5 litri quella con cui vai a far benzina però vabbè e quello è un altro dei mitici aneddoti di che spettacolo Empedocle, vabbè. Vabbè, il vocale di Paco si può sentire? Sì, adesso te lo metto, vai. Si chiama Miha Vasl. Sì, che bastardo! L'hai mandato al Vina. Ma potevi cancellare esatto, il va bene, Pippo, andiamo in pubblicità e ci risentiamo fra un paio di minuti. State lì. Fossa del Radio, Fossa del Radio in TV. Come si chiama? Ha fatto una bracciolata. Ma cosa sta dicendo? Sì, allora 340 22 104 13 per mandarsi WhatsApp e vocali. Allora, intanto vi leggo questo messaggio perché no. Non si chiama mica Blas. Madonna, no, bracciolata. Dio. Madonna santa, ma ecco, si è chiuso qua. Andiamo via. Sono più contento di averla capita. Andiamo via. Abbassita sul tavolo. E l'ho scritto anche l'altra volta. Sante cielo. Ah, sì. Intanto volevo salutare Max Caponord che ci sta guardando. Ciao, grande Max. Andate a mangiare il gelato da Caponord, che è il più buono di Bologna. Se qualcuno gli ha messo anche un cuore, sarà Pippo. Paolo Tassinari dice: prendiamo giocatori di cui si parla bene, con buone statistiche, poi quando vengono da noi, speriamo bene. Quando vengono da noi, fanno cagare, perché, come ho detto prima. Perché la sei fa paura. Esatto, perché giocare qua non è come giocare a Nardò. Ma l'analisi che abbiamo fatto tutto l'anno su Davis, cioè l'unica scusa che potevamo avere, diciamo, è sempre stata quella. Abbiamo detto o non sta bene fisicamente oppure è lì era magari la prima punta e qua invece calarsi in una squadra poi dopo quello che la verità non la sapremo mai. Adesso vediamo il suo proseguo di carriera, se ripeterà stagioni come quelle fatte a Biella vuol dire che qua qualcosa è successo, poi magari non si è trovato no, bene, non sta esatto, bene fisicamente, squadra, cioè... può anche capitare che non ti trovi, che ne so, possono sì. essere tanti fattori, certo.
No, Max dice non fate marchette, non è una marchetta, Max, è che tu tanto no, lo sai che ci devi portare 6 kg di gelato. Da Fabri, secondo me almeno una porta te la pagate di quella gelateria. Ah! Allora, dov'è quello di Frollo? Quello prima, eh? In quel ruolo abbiamo avuto anche qualche sloveno, c'è chi ha fatto bene e chi meno. Poi Paco, consiglio la logopedista. No, ma poi adesso si è svelato l'arcano che era. Chi è? Allora, ciao a tutti. Seguo da anni la F in casa e anche se per noi che veniamo da Sondrio è sempre una trasferta da 680 km. Merda, tanta roba. Però domenica scorsa a Ferrara prendere 50 punti a metà tempo come contro Mantova proprio non mi va giù. A me va bene una squadra scarsa, ma che non difende no. Voleva dire Ravenna. Ma sì, ma ne abbiamo parlato la settimana scorsa, non eravamo di certo contenti, abbiamo fatto una trasmissione intera su quello, ce l'abbiamo detto. L'abbiamo anche detto ai ragazzi in campo, a Ravenna stessa, cioè esatto. Al Palazzetto gliel'abbiamo detto in diretta, quindi analisi correttissima. Abbiamo fatto una figura di merda, gliel'abbiamo fatto notare, gliel'abbiamo anche detto bene. Sì, sì. E quindi adesso vediamo, adesso sono loro che hanno la vediamo il pallino con in mano. Esatto. Cioè... adesso hanno tanto di quel tempo per dimostrare che si può fare meglio, che si può entrare in campo con un approccio diverso. Esatto. Perché abbiamo due partite, poi abbiamo la fase orologio e poi probabilmente andremo ai playoff, quindi del tempo ne hanno finché vogliono per dimostrare, per cambiare questo andazzo che non piace a nessuno, cioè. Perché una volta può succedere, due volte può succedere. La terza. Noi la terza. Comunque abbiamo avuto pazienza. Adesso, dopo che è successo ciclicamente troppe volte, ultimamente poi si era ripetuto due o tre volte di fila, non siamo contenti neanche noi, come non è contento nessun tifoso della Fortitudo, e lo sanno. Sì, sì, lo sanno benissimo. Lo sanno bene. Max dice grazie e un abbraccio a tutti, barra E. Ciao, ciao. Ciao. No, stasera diciamo anche che finiremo un pochino prima, verso i 25, vediamo se abbiamo, un cazzo da fare, possiamo anche smettere tra 10 minuti. Perché dopo di noi ci sarà il Bologna Football Club femminile che noi sosteniamo. Alla grande. Tranne la fede che... No, non è che non sostengo. Per solidarietà femminile... No, cosa c'entra? Io guardo, però oggettivamente ci sono degli sport che essendo prettamente fisici... rendono di più i maschi rispetto alle femmine, non è mica discriminazione. A me piace più vedere il calcio, pare che il calcio non è che mi faccia impazzire, ma mi piace più vedere il basket maschile che il basket femminile. A te piace? Neanche a te? No. Di femminile quale ti piace? No, no, basket femminile. No. La pallavolo mi piace più le femmine, esatto. Perché tirano un po' più piano, ma anche il tennis. Okay. Tirano un po' più piano, vedo un po' di più. Oddio, se sei Serena Williams? No, d'accordo, però mediamente l'altro giorno guardavo... Il tennis ti piace? E io guardo tutti gli sport. Sì, no, dico femminile. Sì. Ok. Cioè sì, il calcio e il basket secondo me sono degli sport che le donne, poi bravissime. Cioè ho anche le amiche che giocano a basket, a Giorgia... Che tra l'altro è diventata mamma. Grande. E la figlia di Dario Bellandi. Sì. Ah, ok. È diventata mamma la settimana scorsa. No, sì, settimana scorsa. E lei gioca a basket e la vado a vedere, però sì. Dire che sia uno spettacolo entusiasmante. No, a me piace molto l'atletica, le donne nell'atletica mi piacciono da matti. Sì, certo. La ginnastica il nuoto anche. Poi vabbè, il nuoto a me fa impazzire in generale, cioè basta che si nuoti, tra l'altro volesse che Alfonso polemico. Allora vorrei fare un sacco di polemica, ma non so se si può, ma sì che si può. E per fortuna è finito ad Udine con altri 5 dei suoi. E alla F zagnavano gli Zebedei la stagione di B1 con 3 giocatori assistiti dallo stesso procuratore. Ma il procuratore che aveva noi in B1 non è quello che hanno gli altri. Che abbiamo anche noi. Sono molto criptico. Questo io posso. Criptico, eh. Cioè, poi a noi arrivano anche i segnali in maiuscolo, in grassetto. Te ti ricordi ai tempi? Criptico. Quando eravamo in B1 avevamo 3 giocatori assistiti. Io l'ho capito. E rompevano le palle sui giornali. Tre giocatori fanno balotta, comandano, qua là. Poi c'è chi ne ha avuti 6.
la Virtus di A2. Allora. Quest'anno noi ne abbiamo 4. E già, mi sta venendo la pelle d'oca. Begli anni. Le puntate di radio facili. Esatto. Per voi. E nessuno rompe il cazzo, quello è il problema. Perché? Ma non ancora, dai, magari. Che ne sai? Che ne so, lo so. Neanche lo so. Va bene, messaggi al momento non ce n'è più? No, allora aspetta, vai. Vuoi parlare di qualcosa di... No. Volevo ricordare il Centurione. Io, vabbè, su quello lo facevo alla fine, ma prima della pubblicità avevi detto che volevi toccare un argomento sui giocatori nuovi. I giocatori nuovi, esatto. Tanto uno l'abbiamo più o meno detto. Sì, esatto, se l'abbiamo nominato, diciamo, poi non sappiamo ancora, non l'abbiamo ancora visto quindi sì. Più di dargli un benvenuto, nonostante fosse una giornata lavorativa, qualche ragazzo del gruppo è riuscito anche a portargli la sciarpa, come facciamo esatto. Sempre. L'altro invece pensavo che stessi leggendo il messaggio. No, l'altro invece lo conosciamo già da tempo anche come avversario, poi comunque ci ha regalato anche una bomba alla scadere contro la Virtus una volta, che ci fece molto godere quando giocava a Mantova. È un giocatore che, se non facciamo come ha detto lo spettatore prima, tutti quelli che arrivano qui li roviniamo, sembra un giocatore che comunque servirà anche magari più avanti, se un giorno la Fortitudo metterà a posto i conti e si potrà permettere ambizione. Esatto. È che sa, con l'innesto di Candussi finalmente abbiamo due centri, cazzo. Sì. Che magari due o tre legnate forti, come piace esatto. A te. La squadra due centri. Un po' più equilibrata, perché buttata lì e fatta all'ultimo momento in luglio, come abbiamo sempre detto, era stata fatta che c'erano 4-5 giocatori che giocavano sotto canestro, invece da lì hanno tolto, messo un esterno, insomma. L'hanno manipolata abbastanza, è un po' meglio. È anche, Cucci può tornare a fare il suo ruolo e non andare a fare un po' qua, un po' là, che poi fa cagate di qua, c'è il tuo ruolo, adesso veramente potremo vedere finalmente di che pasta è fatto. Ma infatti guarda, adesso con anche questi weekend liberi, e quindi non avendo neanche impegni di partite, sicuramente hanno modo di conoscersi e di studiarsi nel dettaglio. Sì. Quindi stiamo a vedere, dai, speriamo che almeno con Pistoia... Hai detto una cosa, l'anno scorso, non so se ricordate, l'anno scorso avevamo una, due o tre settimane di pausa visti nazionali. Mm-hmm. Successe di tutto. Successe che doveva andare via, che doveva andare via, che poi non è andato via Groselle, che poi è tornato. Successe di tutto. Stavolta, appello, abbiamo tre settimane da chiudersi in palestra e arrivare alla partita con Pistoia con un'altra faccia. Poi magari la bella, atteggiamento, però almeno è arrivato anche per tempo, diciamo, questo ragazzo, perché non è americano, sloveno, esatto, ha due o tre settimane per ambientarsi, direi, con la squadra, direi chissà che è capitato proprio a puntino, cioè è arrivato a fine campionato, ma di regular season, perché poi dopo l'hai detto te benissimo, quante ce ne sono ancora. Però in un periodo buono, che comunque saltando la partita con Ferrara, la pausa della Coppa, hai capito, riesce magari a integrarsi bene. E vediamo, dai, sono state fatte bene anche le cose come tempistica, diciamo, rispetto a tutto quel marrone che è successo abituati l'anno scorso, esatto. Allora, Frollo dice, va là che quando Bologna aveva una squadra di basket femminile a colori in Serie A, era un piacere andarla a tifare, io ci andavo sempre. No, ma non è mica... C'era Charlie che giocava. Per me è semplicemente, anche, cioè nel senso, non lo so, però non sono una che capisce, ma per una che guarda, cioè il tiro di un uomo per forza proprio fisica, non perché maschio o femmina, cioè per forza fisica il tiro di un uomo, il calcio di un uomo è meno forzato del tiro del calcio di una donna, che deve fare più sforzo fisico. Guarda. Cioè per me proprio da un punto di vista anche estetico, io che non sono una tecnica, cioè da un punto di vista da spettatrice preferisco altri sport giocati dalle donne, e tanto me li guardo tutti quanti. Sicuramente così, però se tu guardi il livello dello sport femminile italiano, ok, ma se vai a vedere tipo l'NBA femminile,
direi no, beh, il livello di A2 di basket maschile sia lì, no, ma certo, no, vabbè, guardo certo, i mondiali, calcio femminile, ma certo, cioè. Beh, oddio, ti dico che allora l'NBA femminile mi capita di vederlo ogni tanto, il calcio col fatto che con Ganda guardiamo ogni cosa che di sport passa a Sky, mi è capitato anche di vedere Inter, non so che cosa femminile. A livello italiano, quello, ma sto parlando di mondiale, tipo, lo so. No, quello non l'ho mai visto. Stati Uniti-Svezia, finale dei mondiali di calcio femminile, sembra di vedere un paese. Però sì, certo, se tu parlo a livello generale, poi ovvio che le eccellenze sono eccellenze. Cioè, se parli a livelli di eccellenze, non parli, cioè sto zitta, però parlando così del Bologna femminile che c'è dopo, che in Italia, le tifo, le in Italia sostengo, il calcio però... è, essendo uno sport molto maschile, quello femminile non è stato valorizzato come in altri stati, tipo negli Stati Uniti, cioè le donne già dall'high school giocano a calcio, in Svezia uguale, mentre in Italia col cazzo che fai qualche sport. Comunque, da giovane c'è una marchetta, c'è chiunque stia guardando Fosso nel Regno, dopo mi raccomando guardi il Bologna, ma certo è sempre via, sì, ma assolutamente non è come la via, resti su Made in TV e guardi alla grande dai BFC. Oh, se proprio volete vedere l'Eurolega c'è Real Basconia. Real Basconia, grande, esatto, bravo. Perché non gioca qualcun altro? No, no. Milano, Valencia, sì. Milano. Ok. Come dice Paolo, concordo con la Fede, non ha fatto un discorso sessista. Grande Paolo, grazie. Chi non preferisce per linearità di gioco il beach volley femminile piuttosto che il maschile? Chi non preferisce? No. Chi non preferisce? Sì, per linearità, proprio per quello uno. Ma dai, ma no, dai, discorsi. Ah, perché sono brutti da vedere i maschi che giocano a pallavolo. Beh, sono più belle le donne. Ma insomma, per te, per me sono più belle i maschi. Chiaro questo. Anche per Paolo, evidentemente. No, però, per dirti anche la pallavolo, come dicevo prima del tennis, no? Cioè, adesso che sono appena finiti i mondiali di pallavolo, da poco, oddio, appena, magari no, l'anno scorso. Cioè, i mondiali ho preferito quelli, li ho guardati tutti e due, ma la pallavolo femminile tirano un po' più piano, quindi anche per me che guardo, che non sono, vedo almeno la palla dove va, cioè ogni tanto tira, non vedo, perché perdo la pallina in televisione, cioè, quindi almeno la vedo. Cioè. Va bene, Frollo sta scrivendo, aspettiamo che scriva. E quindi, no, parlando dei nuovi innesti, Candussi... quest'anno che era a Verona, Comunque ha ottenuto anche la promozione. Esatto, però in Serie A non mi sembra che avesse dei numeri da dire. Lui è, secondo me, un ottimo giocatore che può starci anche su. Certo che è arrivato all'età giusta, magari nel momento, cioè lui sarebbe uno proprio da promozione. Adesso è arrivato in un momento in cui non ce lo possiamo permettere, però dalla categoria è un super giocatore. No, infatti. Super proprio. No, mi sembra strano che al posto di Candussi Verona abbia preso... quello che giocava da noi, come si chiama? Oddio, quale dei tanti? Dai, quello italiano? Sì, il centrone che giocava da noi. Quello... Pini. Ah, Pini. Beh, Pini però in Serie A c'è stato, è andato anche a Roma a giocare. Sì, ho capito, però è un pelo diverso rispetto a Candussi. Cioè, Candussi sì, è un centrone, Pini è un... Candussi tira anche da fuori, Pini è uno di Serie A? Sì, cioè ci sta. Cioè, poi che caccia 20 punti a partita, no, però la sua carriera dimostra... Sì, assolutamente. Ma è un nome che poi ha circolato anche spesso e volentieri, solo che adesso quest'anno mi sembra che quando poi la squadra è stata fatta lui aveva già... Perché aveva anche detto, cioè poi leggendo i giornali, io non lo so, magari non è vero, però... C'è Bargnani libero volendo, Eh beh. Io anche Zoppo, guarda. Bargnani? No. Vabbè, adesso, allora, vabbè, sputiamo così, no? Vabbè, dai, un giocatore finito, un ex Trevigiano, cosa? Ma cosa c'entra tra ex Trevigiano? Cioè, vabbè, siamo allora, 3-4-1, cioè, ha giocato anche... Ma a me non mi sta simpatico, è vero, cioè. È vero. Allora, per ex Trevigiano... Un attimo slavato nel vito a Baskonia. È vero. Allora, cosa ci fanno mille grobari a Bologna? Indovina, indovinello. Turismo enogastronomico. Ryanair che c'ha il volo. Soprattutto meno. Sì, anche per me. Beh, oggi erano belli carichi lì parcheggiati in Piazza Maggiore. E come ha detto Guerzo, esatto. Guerzo ha detto giustamente, saranno anche poi felici quando si alzano e devono pagare il conto. Ma lo pagano?
paga il conto. Ma sì, dai. Ah, io se sono il barista non vado lì a chiederglielo. Sì, no, te lo dico sinceramente. È il caso, offre la casa. Ho fatto di quelli che sono passati in via Marconi, anche dei video che ho visto io, anche quelli che poi avrà visto Mr. Bluff. Esatto, immaginatelo. Bravo. Senti una cosa, visto che prima l'hai buttata lì, non abbiamo partite, quindi venite a vedere su un Leones che inizia il secondo turno. Giovedì, 21:45 Pala Savera. Esatto. Fencing a basket. Esatto, inizia la seconda, come si chiama, la seconda fase. Non mi veniva il secondo turno, sembra lavorare. Inizia la seconda fase. La prima partita, come funziona questa seconda fase? Allora, le prime due tu. Ci sono due gironi da quattro squadre, esatto. Dove le prime due dopo si affrontano in una semifinale a incrociarsi, quindi la prima contro la seconda e la seconda contro la prima, al meglio delle cinque gare. Soccia lunga, e invece le altre due fanno la stessa cosa con il girone di sotto, che è quello per il terzo, quarto, il quarto, quinto posto. Cos'è? È che vanno a prendere, secondo me, le altre due, direi. Sì. E poi dopo ci sono tutti i gironi sotto che non ci riguardano. Ok, io non ho capito. Facile però... come la fase allora, orologio. Due gironi da quattro, poi le prime due giocano con le prime due di là, la terza e la quarta, con la terza e la quarta per fare. Ma perché lui continua a non capire, però. Vabbè. Io fino a qua c'era arrivato, poi dopo. Vabbè. Vabbè, lo scopriremo. Venite a vedere, sarà lo stesso, che, sarà lo stesso che ha inventato l'orologio. Esatto. Esatto. Insieme. Quindi allora di giovedì 9 marzo alle 21:45 al Pala Savena o Savena Xunt Leones contro Fencing a Basket. Sono il Tom Tom, i finalisti della scorsa stagione. Lo stavo dicendo io, ma te lo stavo per chiedere, sono loro, giusto? Sì, sì, sono loro, sono loro. Allora, sì, soprattutto abbiamo beccato nel girone ovviamente i simpaticissimi. Ah no. Davvero? No, non li abbiamo beccati. No. Si sono scansati l'ultima giornata. Sono scansati, abbiamo beccato Felsina, abbiamo beccato l'HD Basket, che è la squadra nuova di quest'anno. Ci sono scansati per non incontrarci. E beh, poi nuovamente la palla vicina. L'anno scorso hanno perso la semifinale col Felsina per non giocare con la finale. Si sono scansati, lo dice Pippo, io non dico niente perché alla partita io non c'ero. Dopo me lo dice a microfono spento. L'anno scorso con Felsina hanno perso clamorosamente la semifinale per non giocare la finale. Dici? Boh, cazzo, cioè. Che abbiamo dato 30 punti al peso. Ma vabbè, c'eravamo noi a buffare, però. Sì, vabbè, deluso dei ragazzi quando sono usciti da casa. Comunque. Allora scrive Baretti: ciao ragazzi, arrivo lungo, sabato sera vi salutiamo i canturini, visto che vi pensano spesso. Ma raccomando, sono io, grazie. E noi invece salutiamo voi. Esatto. La Fede non ha mai visto Lorenzo Arnetoli sotto canestro, una mieti trebbia, esatto. Ma tra Ania Bergami e la Micia Micevic c'è da rifarsi gli occhi. Vabbè, ma tu non mi stai parlando di tecnica di gioco, no, però. Allora, Lorenzo Arnetoli era centro della nazionale italiana, che poi venne a finire la carriera alla Libertas di Bologna, ed era, cioè, tipo 2,10 m, due mani così, era un brutto uccello ai tempi, mentre invece Ania Bergami e Micia Micevic erano altro, erano forti, ma comunque ci sono delle più belle da vedere che da... No, ci sono delle ragazze. Sono delle americane. Io mi ricordo che un anno c'erano le Olimpiadi, eravamo in vacanza in Sardegna e io la mattina mi svegliavo per guardare il basket femminile. Tra l'altro non so come Trifola scoprì dove abitavamo, si presentò tipo con 7 compari in casa e io non gli aprivo perché volevo vedere il basket, perché se lui entrava in casa con i compari non avrei visto la partita. Oh, vieni in Sardegna per vedere le donne giocare. Vabbè, aneddoto, alla fine gli aprì, E finì che abbiamo... non hai visto molto. esatto, vabbè. Beh, però per dirti del basket femminile, alle ultime Olimpiadi non hanno messo... Non hanno messo, non hanno inserito il basket a tre, il tre contro tre. Ecco, lì per dirti che, vabbè, l'Olimpiadi guardo anche il ping pong, e il tre contro tre femminile, che è molto più veloce, cioè tre contro tre, mi è piaciuto da matti. C'è una ragazza americana che sto pensando a mezz'ora come si chiama, non mi viene in mente, che sa di giocare, una roba che secondo me potrebbe giocare in A1 qua in Italia tranquillamente. Ma tranquillamente, bianca tra l'altro, non è nera, alta, tira da tutte le parti. Quella con i capelli lunghi, lisci. Quella con nome italiano. Quella biondina. Adesso non mi viene in mente proprio il nome, frollo, adesso vedrai che ce lo dirà. È già lì che scrive. Che non è tra l'altro...
quella che è stata anche con Kobe. È quella che, se non mi sbaglio, c'ha una sorella che ha dei grandissimi problemi di salute. Delle donne. Esatto, delle donne. Bravissimo. C'è un nome italiano, infatti. Sì. Esatto, bravissimo. Allora, Maretti dice, stavo pensando ad uno striscione tipo, per favore cantate Hotel California. Tanta roba Hotel California. Di chi è Hotel California? Degli Eagles. Oh, bravissimo. Visto che bravissima. Questa la sapevo anch'io. Abbiamo un minuto e mezzo. Allora, Stefano dice, quindi stasera i becchini giocano contro i morti. Esatto. Bella questa, chi l'ha detta questa? Vabbè, Stefano. Concordo con la Fede, sul 3 contro 3 sono tanta roba, sì, le donne, esatto. Una delle nostre amiche che giocava alla Libertas è diventata tipo campione di qualcosa al 3 contro 3. Italiano, bellissimo, tra l'altro. Dai, niente, dai, andiamo in chiusura, che c'ho Marzocchi che spinge. Allora, adesso alle 21 in furia riunione della Fossa, mentre questo weekend siamo liberi, però giovedì potete venire tranquillamente a vedere Xunt Leones contro Felsina Basket alle 21.45 al Pala Savena. Noi torniamo martedì prossimo, solito orario del lupo nel Bronx. Salutiamo Alfonso a casa, che non sta bene. Devo dire una cosa sui Vannanni, porca paletta. Lo puoi dire adesso? Ma perché l'hai menzionato? Era una puntata senza di lui. No, ma lo puoi dire adesso. Perché allora i Vannanni ha due pecche. La prima è che non ha ancora messo l'Eugenia nella chat, nel forum di riunione. La seconda che è Ivan Nanni? La seconda che Ivan Nanni è una merda, si può dire Ivan Nanni? No! Ha detto che possiamo dire Ivan Nanni. No, che stasera stasera vengo in riunione, potevi anche venire qua a far balotto. No, ma poi dopo è rimasta a piedi con la macchina che non è la sua. Vabbè, solita scusa del cavolo. Che tanto sarà lì che aspetta il caratteristico, ti ascolta noi. No, non penso. In mezzo alla strada. Sì, non lo so. Va bene, dai, allora ringraziamo tutti, grazie della balotta. Come segnatevi sempre. Per Pistoia. Segnatevi per Pistoia. Era una puntata. Cos'è che ha scritto? Aspetta. Era una puntata. Denannizzata. Ma l'avevo detto che devo dire qualcosa. Sì. Ciao, regà. Ciao.